Buonasera a tutti, signore e signori, bentrovati e bentornati nella associazione Incontriamoci Sempre per un'altra grande serata. Questa, diciamo, ufficialmente è l'ultimo appuntamento del 2019 con quello che è Calabria d'Autore. Poi noi torneremo con la seconda parte del programma, quella legata al 2020, però chiudiamo in bellezza, chiudiamo col botto, perché questa sera abbiamo il piacere di riavere con noi, anche se forse è la prima volta qui alla Sala Museo del Fiorire, prima volta a Calabria d'Autore, seconda volta ospite dell'associazione Incontriamoci Sempre, il professor Roberto Fuffaro. Sì, grazie. Grazie tanto dell'invito, è sempre un piacere qui essere qui. Poi sono sempre in contatto con Pino, vedo sempre le sue belle iniziative, per cui fa tanto piacere. Questa sera abbiamo, oltre il piacere di averti ospite, insomma, abbiamo argomenti di un interesse incredibile, perché parleremo di esplorazione del sistema solare, intelligenza artificiale. Tu hai portato del materiale che io non vedo l'ora di vedere assieme a te, insieme a tutta la platea. Abbiamo il piacere di avere sul palco anche un altro numero uno di quella che è la cultura Reggio Calabria, il professor Daniele Castrizio. Che è un po' la tua nemesi, no? Perché tu sei proiettato verso lo spazio, verso l'intelligenza artificiale, il professore è invece orientato verso la storia e verso quello che, insomma, quello che gli uomini hanno creato, cioè, è quello che ci hanno avuto da raccontare. Professore, a lei. Allora, io ho pensato un po' di portare un po' di immagini, ho messo in una presentazione. Vi faccio vedere quello che vorrei far vedere, è far vedere un po' le due missioni che si stanno svolgendo allo stato attuale, che sono, diciamo, all'avanguardia, alla frontiera, diciamo, dell'esplorazione del sistema solare. Si parla in questo caso di asteroidi. Una missione, ho lavorato parecchio su questo per 6 anni, ho fatto tutta l'ingegneria del sistema della missione. L'altra è fatta dai giapponesi. Io ultimamente in ottobre sono stato una settimana all'agenzia spaziale giapponese e ho visto un po' come operano questi sistemi, abbiamo scambiato un po' di idee, ho fatto un seminario, veramente ero molto più interessato all'intelligenza artificiale e come si possa questa applicare sullo spazio. Dopodiché vi faccio vedere un po' di idee di che cos'è questa intelligenza artificiale, vi faccio vedere dei video in cui diciamo in qualche maniera fa vedere lo stato dei sistemi, di come si stanno sviluppando questi sistemi autonomi e come l'intelligenza artificiale è pervasiva nella nostra società, no? E in un certo senso desta anche delle preoccupazioni, no? Perché come controllare questa cosa? Ovviamente poi c'è la storia della infiltrazione dell'intelligenza artificiale nelle missioni spaziali per l'esplorazione autonoma del sistema solare, di cui io sono un po' responsabile, perché sono uno di quelli che sta spingendo per questa cosa. Allora, facciamo partire questo video. E questo è il primo video, spero che riuscite tutti a vederlo. Questo è un video, un'animazione che fa vedere come si pensa che il sistema solare si sia creato. In pratica c'è stata un'esplosione di una supernova che ha generato una condensazione di massa. Questa massa ha cominciato a interagire tra di loro e a ruotare, come vedete. Massa ha cominciato a concentrarsi nel centro, quello che vedete è il nostro Sole, capito? E poi pian piano questi frammenti interagendo si sono accorpati, creando, come vedete, i pianeti. In realtà all'epoca si chiamano planetesimo, si dicono in inglese. E insomma, questo qua fa vedere un po' l'evoluzione. Questo ve lo faccio vedere perché poi alla fine è alla base di qualsiasi missione che alla NASA facciamo. Quindi quello che vedete qui è una condensazione della massa centrale che è il Sole e poi piano piano la generazione di tutti questi pianeti. Ecco qua. Andiamo alla prossima diapositiva. Ok, prossima. Ecco. Ora, perché? Ora, questo si trova al discorso degli asteroidi e delle comete. Queste sono due immagini di asteroidi e comete. Perché sono importanti? Perché quando i pianeti si sono formati, c'è stato un processo di miliardi di anni, 4,5 miliardi di anni, in cui
piano piano tutti questi materiali sono stati processati e riprocessati. Però questi asteroidi, che sono come delle sorte di pietre che girano nelle rocce nel sistema solare, si sono raffreddati e quindi in qualche maniera sono rimasti preservati. Quindi è importante andare ad esplorarli, magari pure a portare dei campioni a terra, perché questi ci danno un'idea di com'era il sistema solare 4 miliardi di anni fa, all'inizio dell'esplorazione. Quindi sia la NASA sia l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea per esempio, quella che vedete sulla destra è un'immagine di una cometa fotografata dalla missione Rosetta, è importante esplorarla perché ci fa capire bene e avere un'idea migliore di come è nato il sistema solare, quali sono i processi che hanno creato la vita, perché l'acqua per esempio è materia organica e come sono state portate sulla Terra e poi sono responsabili per la vita. Andiamo al prossimo. Ecco, una missione che ora sta andando, su cui come ho detto ho lavorato per parecchi anni, si chiama OSIRIS-REx. OSIRIS-REx è una missione in cui abbiamo lanciato, vi farò poi vedere in un attimo il profilo di missione. Sì, abbiamo lanciato nel 2016 un satellite verso un asteroide e l'idea è quella di prendere un campione e riportarlo a terra. Amen. E portare a terra al massimo 2 kg di materiale, minimo 60 grammi, va bene? E l'idea è proprio di esplorare uno di questi asteroidi in cui si pensa ci sia del materiale organico, specialmente del materiale che sia fondamentale per la creazione della vita. Andiamo al prossimo. Ecco, fai partire il video qui. Ecco, questo vi faccio vedere un po' un attimo l'anatomia del satellite. Oh, si chiude, sì, ok, perfetto. Un po', questo è un video che vi fa vedere un po' il nostro satellite, no? Questa è stata costruita da noi con l'aiuto della Lockheed Martin, che è un'azienda spaziale. Quello che vedete qui è un'astronave di circa 2 metri cubi, quindi 2 metri di diametro, con pannelli solari. Sì, con pannelli solari, pesa intorno a 2000 kg. E quello che vedete sopra si chiama il ponte spaziale, diciamo tra virgolette, e quello che fa ci sono tutti gli strumenti che abbiamo costruito, parte all'Università dell'Arizona, parte sono state costruite da altre università e anche dal centro spaziale NASA Goddard. Quello che vedete sopra in particolare, questa è la capsula, questa cosa con la cupola bianca, è la capsula in cui il materiale verrà messo, una volta prelevato, verrà messo, si apre e verrà riportato giù a terra. Vi farò vedere la missione. C'è tutta una serie di strumenti sopra, per esempio camere, in cui vogliamo fare vi farò vedere delle immagini in cui viene presa immagine alla superficie a diverse risoluzioni. Ci sono anche altri strumenti che fanno della spettroscopia, che ti dicono in pratica quanta luce riflessa le differenti lunghezze d'onda, in pratica ti dà un'idea dei minerali che ci sono. Abbiamo anche altri strumenti, in cui per esempio questa che vedete qui bianca è un'antenna di circa 2 metri di diametro. Questa è l'antenna che utilizziamo per trasmettere, una volta collezionati, tutti i dati a terra. Se vai un po' più avanti con il video, se magari lo fai vedere, una cosa importante qui, ecco, un po' più avanti, ecco, questo qua è un braccio robotico. Il braccio robotico, come vedrete poi nel video successivo, si stende ed è il meccanismo che ci consente di prendere del materiale una volta, diciamo, toccata la superficie dell'asteroide. In realtà non atterriamo sull'asteroide, come vi farò vedere, ma semplicemente lo tocchiamo per 5 secondi, mobilizziamo il materiale, lo catturiamo e andiamo via. Va bene? Andiamo alla prossima. Prossima. Ecco, questo fa partire un po' di due video. Questi sono molto interessanti per me perché questa, per esempio, sulla sinistra, vedete, quando costruivamo il satellite, in questo caso quello che facevamo l'avevamo messo su un tavolo che ruota per fare il peso finale, il bilanciamento delle masse. Queste sono importanti.
Quindi come vedete questa qua ruota, se la fai girare, insomma, per esempio la facciamo ruotare, e come vedete questa qua è coperta tutta da del materiale isolante di alluminio per isolarla, perché le temperature nello spazio sono estreme. Se vai all'altro video, c'è un video sulla destra, questo qua. Questo video, in questo caso facciamo il test completo, mettevamo in una camera a vuoto, termica, in cui simulavamo l'ambiente spaziale, quindi che facevamo con una gru, in pratica la mettevamo dentro e prima di lanciarla facevamo tutti questi test in maniera da essere sicuri che il sistema era disegnato in maniera da resistere il difficile ambiente spaziale. Vabbè, andiamo alla prossima. Allora, quello che faccio vedere qui, faccio vedere come si sviluppa questa missione. Fai partire il video. Come vi dicevo, la missione si chiama OSIRIS-REx, missione NASA. Ecco qua, vogliamo andare a questo asteroide, circa 500 metri di diametro. Siamo partiti il 8 settembre del 2006, c'eravamo lì, mia moglie è venuta pure per accompagnarmi a vedere come partiva questo razzo nella sua avventura. Qui facciamo, mentre il razzo parte, liberiamo un po' i razzi che si sono spenti, apriamo la cupola e lanciamo la nostra astronave, diciamo, verso il satellite. In questo caso facciamo un collegamento con l'Australia per essere sicuro che tutto va bene. E come vedete qui cominciamo a fare il target di questa cosa bianca che si chiama l'asteroide Bennu. Però prima di lanciarla noi la lanciamo, poi ritorniamo sulla Terra, prendiamo delle immagini, la Terra ci dà una sorta di spinto, lo chiamano calcio planetario. Il calcio planetario ci dà una spinta successiva per raggiungere, come vedete, quello rosso è quello che vedete, è il Sole, queste sono le traiettorie intorno al Sole, il bianco è Bennu, e a un certo punto a milioni di chilometri cominciamo di distanza lo acquisiamo quando siamo là vicino, facciamo delle manovre per essere sicuri di raggiungere. Questi sono dei video reali di come la prima volta che l'abbiamo acquisito, mentre ci avviciniamo questo diventa sempre più grande, no? Insomma, a questo punto facciamo delle manovre di rallentamento e passiamo vicino a Bennu, al nostro asteroide. La prima cosa che facciamo un passaggio a 7 km nella zona equatoriale, 7 km nella zona equatoriale, al polo nord e al polo sud. A questo punto facciamo tutta una sorta di ricognizione con i nostri strumenti e a un certo punto andiamo in orbita. Facciamo tutte queste manovre e cominciamo ad andare in orbita, no? Qui cominciamo a tarare tutti gli strumenti, a capire come muoverci, a fare la navigazione, e a questo punto andiamo in un'altra fase che si chiama fase dettagliata. In realtà quello che facciamo, andiamo avanti e indietro da diverse posizioni, a circa 5 km, dai 5 ai 3 km di distanza, e quello che facciamo, spingiamo tutti gli strumenti, puntiamo tutti gli strumenti verso la superficie e cerchiamo di prendere il più possibile dei dati. Si è bloccata? Ecco, perfetto. Quindi come vedete facciamo questa oscillazione per cercare di prendere, fa scannerizzare tutta la superficie. È un po' una missione abbastanza, il profilo di traiettoria è molto complesso, facciamo dei salti avanti e indietro a diverse posizioni, abbiamo 7 stazioni di base. A questo punto poi andiamo in orbita intorno al nostro satellite a circa 700 metri di distanza dal suolo, in un'orbita polare, e quello che facciamo, cominciamo ancora da più vicino a dettagliare la superficie, perché a un certo punto dobbiamo cercare di capire quale sito selezionare per prendere il campione. Quindi questo, vedete, un po' accelerata l'orbita. Pensate che questo oggetto gira con un periodo di rivoluzione di 4 ore e 20, bene? Quindi 4 ore fa una rivoluzione. A questo punto, quando abbiamo selezionato il sito, cominciamo ad avvicinarsi, facciamo una sorta di ricognizione a circa 225 metri di distanza, e quello che facciamo, cerchiamo di prendere dei dati del nostro sito selezionato
molto più vicino, molto, a distanza molto più ravvicinata. Poi torniamo nella orbita e facciamo un'altra ricognizione a una altitudine un po' più elevata, a 525 metri. Quindi è come se questa traiettoria circolare è una sorta di orbita di base, vabbè, poi ogni volta ci avviciniamo, prendiamo dei dati. Questi dati ci servono per capire quello che prendiamo e anche se è campionabile, perché quello che dovete ricordare è che questo oggetto è di 500 metri di diametro, capito? È molto difficile manovrare questo autonomamente, specialmente anche da terra, perché un minimo errore si va via. Quindi bisogna cercare di capire bene prima di scendere giù alla superficie quello che fare. Allora, qui questa è una fase che poi, una volta capito e selezionato il sito, quello che facciamo una serie di manovre con i nostri razzi, estendiamo il nostro braccio robotico, come lo vedete, e cominciamo a scendere verso la superficie. Arriviamo a 125 metri, accendiamo i razzi e poi eventualmente andiamo giù a una velocità di circa 10 cm al secondo. Come vedete, che facciamo? Tocchiamo la superficie per 5 secondi, qui c'è un braccio particolare. Quando tocca la superficie c'è dell'azoto che viene sparato dalla superficie, siccome la gravità è molto bassa, il terreno si immobilizza ed si cattura, per 5 secondi si va su. Quindi si tocca solo per 5 secondi. A questo punto andiamo via e quello che facciamo in pratica, sì, come vedete ci sono delle camere particolari che visualizzano la testa del braccio robotico per essere sicuri che c'è del materiale là dentro. Facciamo una sorta di ispezione. Se tutto va bene, ecco, facciamo anche una sorta di rotazione, questo è un po' più complesso da spiegare, però misuriamo prima e dopo una cosa che si chiama aumenti di inerzia, e se c'è differenza ci fa capire se abbiamo acquisito del materiale. A questo punto apriamo la capsula e mettiamo, vedete, la testa del braccio robotico all'interno della capsula, viene sganciata e poi chiusa. La capsula è isolata, si mantiene una temperatura costante, capito, per mantenere il campione di materiale più pristino possibile. A questo punto ritorno sulla Terra, questa verrà nel 2023, facciamo la stessa cosa, ripartiamo dall'asteroide Bennu, arriviamo in prossimità della Terra, rilasciamo la capsula, mentre il satellite poi va dall'altra parte, la capsula viene rilasciata a una velocità di 12 km al secondo, quindi molto veloce, rientra incontrollata nell'atmosfera e eventualmente va a cadere in un punto parecchio esteso, nello Utah, è stata selezionata in maniera tale da farlo cadere nello Utah, dove c'è un team speciale che andrà a raccogliere il campione. Ecco, andiamo a raccogliere il campione e poi viene portato alla Johnson Space Center, dove c'è una struttura particolare per fare la cura di questo materiale. La capsula verrà aperta, il materiale verrà esportato e verrà utilizzato per analisi. Va bene? Insomma, questo è quello che attualmente stiamo facendo dall'Università dell'Arizona. È una missione abbastanza eccitante. Vi dico a che punto siamo, perché questa missione sta allo stato attuale andando. Infatti, quello che è successo è che nel 2016 è partita, nel 2018 ad agosto, quindi un anno e mezzo fa, è arrivata l'asteroide e ha già fatto tutte le operazioni di mappatura del sistema. Allo stato attuale, se tu vai alla prossima slide, queste sono delle immagini proprio che vedete, quello che vedete è proprio un'immagine del nostro asteroide Bennu. E se vai alla prossima, non vai semplicemente alla prossima, sì. Magari mentre la vedi riesci a metterla in modalità presentazione, sì. Perché altrimenti, se no leva questa. Metti in modalità, perfetto. Ups, bandiera, va bene, andare avanti. Avanti. Questo, tanto vedere, queste sono le immagini reali del nostro sistema. Questo è l'asteroide Bennu mentre ruota.
questa è la sequenza di immagini che abbiamo preso quando il satellite si avvicinava progressivamente all'asteroide. Vai alla prossima. Ecco, come vedete, queste sono le immagini ravvicinate. Guardate la superficie è molto diversa da quella che ci aspettavamo. È molto rocciosa, come vedete, e c'è un sacco di... Noi ci aspettavamo una superficie molto più liscia, diciamo con della regolite si chiama, che è del materiale molto più fino, e questo ci creerà dei problemi perché il nostro meccanismo, diciamo, riesce ad acquisire particelle non più grandi di 2 cm. Come vedete, qua sono delle rocce grosse, capito? Non solo questo, ma poi c'è un problema di stabilità e anche di affidabilità del satellite. Per esempio, noi non possiamo atterrare su una superficie che ha un'inclinazione più grande di 14 gradi. Quindi abbiamo tutta una serie di problemi. C'è stato un altro problema, se prendi ancora la prossima. C'è stato un altro problema. Va, no? Ecco. Di prima. Sì. Fai fine presentazione. Vabbè, qua si vede abbastanza bene. Come vedete, questa è un'immagine presa del porto, no? Bordo dell'asteroide. E la cosa, con nostra sorpresa, successo, è che quello che vedete ci sono delle particelle che vengono emesse all'asteroide. Questa è una sorpresa perché di solito le comete emettono una serie di gas, di solito è ghiaccio che si sublima, e questo fa vedere la coda della cometa, no? Gli asteroidi sono, si possono pensare come delle comete spente. Però in questo caso c'è attività, infatti ci sono delle particelle che vengono costantemente emesse dalla superficie, e questo ha creato un po' di problemi dal punto di vista capire la dinamica di queste cose, perché volevamo essere sicuri che non colpiva il nostro satellite, e poi anche dal punto di vista scientifico quali sono i processi che creano queste particelle. Ecco, fai per... Allo stato attuale abbiamo selezionato... Allora, allo stato attuale abbiamo selezionato una zona da cui prendere il campione, questa è la ricostruzione in tre dimensioni. L'anno prossimo... prima dell'estate proveremo a eseguire tutte le manovre per far prendere questo materiale. È un'area di circa 10 metri, capito? E come vedete questa è, diciamo, l'area migliore che abbiamo pensato per prendere. E sarà difficile perché comunque bisogna colpire un'area di 16 metri, il sistema è tutto comandato da terra, per cui l'autonomia del sistema è relativamente limitata, per cui sarà abbastanza difficile. Però questa è l'area in cui si è selezionata. Come vedete, l'idea è farla scendere, diciamo col braccio robotico, toccarla e prendere delle particelle. Bene. Queste sono immagini reali prese dalla missione negli scorsi mesi, diciamo, per ricordare. Andiamo alla prossima. Ecco, io in realtà quello che volevo far vedere io anche era un'altra cosa, è una missione simile sta andando allo stato attuale da parte dei giapponesi. I giapponesi hanno lanciato questo satellite nel 2014, sono arrivati un po' prima di noi, non allo stesso satellite, però un satellite simile. Il nostro si chiama Bennu, il loro si chiama Ryugu, e Ryugu però la composizione è abbastanza simile, sono tutti e due asteroidi carbonaci, che significa c'è del carbonio, si ipotizzano anche dei processi acquosi, però il concetto di missione è completamente diverso. Per esempio il satellite è molto più piccolo, la nostra è 200, 2000 kg, 600 kg,
la propulsione è completamente diversa. Noi usiamo dei motori chimici, loro utilizzano principalmente dei motori che si chiamano a ioni, che utilizzano una spinta molto bassa. Quindi questi qua spingono continuamente, però con spinta bassa, il satellite, e lo dirigono verso l'asteroide. Io ho un profilo, il profilo di missione in un certo senso è simile. Se vai al video successivo, magari lo facciamo partire. Ecco, fallo partire questo qua. Questo è il video contribuito tra l'altro dall'Agenzia Spaziale Tedesca, che è un partner giapponese. Si chiama, la missione si chiama tra... Vabbè, si è fermato. Però. La missione si chiama Hayabusa 2. L'agenzia spaziale giapponese si chiama JAXA. Come vedrete, il profilo di missione è relativamente simile in un certo senso. Per esempio, ecco, questo è il satellite costruito da loro. Per esempio, hanno lanciato il 3 dicembre 2014, hanno lanciato, hanno fatto una sorta di ritorno sulla Terra. La Terra gli ha dato un calcio planetario, e questo è stato nel 2015, quindi un anno dopo. La Terra ha dato il calcio planetario per raggiungere l'asteroide Ryugu. Ryugu è stato, in questo caso loro utilizzano questi sistemi a bassa spinta, con motori, e si raggiunge, piano piano si approccia l'asteroide. Hanno raggiunto l'asteroide Ryugu, vediamo, mi ricordo esattamente, era il giugno del 2018. Ecco qua. Sì. Arrivano a questo asteroide e cominciano qui le operazioni di mappatura. L'unica differenza è che loro non hanno fatto questo set di missioni di traiettorie complesse che abbiamo fatto. Si sono messi a una distanza di circa 20 km d'altezza e hanno fatto un'operazione che si chiama hovering, cioè stavano stazionari là, capito? Cercando di mantenere la posizione di base al polo nord dell'asteroide, in pratica. L'asteroide è un po' più grande, 880 metri di diametro, e insomma, periodo di rivoluzione un po' più alto. Siamo in position 20 km, come vedete stanno a 20 km, si mettono là e prendono tutti i dati e fanno la mappatura. Beh. Eventualmente quello che fanno è scendono giù, perché a differenza di noi, questi qua hanno rilasciato dei rover, dei robot sulla superficie. Come vedete, questi scendono a un'altezza di 60 metri e rilasciano dei robot. Ora vedrete uno di questi robot si chiama Mascot. E il Mascot è stato costruito dall'Agenzia Spaziale tedesca in collaborazione con la francese. È un piccolo cubo da circa 16 cm cubi, è stato rilanciato sulla superficie. Sì. E questo che fa? Bisogna calibrare la velocità di rilascio in maniera tale da fare dei piccoli balzi e eventualmente si ferma. Ecco qua, questo va sulla superficie. Ricordate che la gravità là è molto bassa, per cui bisogna fare le cose in maniera molto molto delicata e precisa. Questo qua, tanto per dire, ora qua vi faccio vedere un po' della struttura interna di questo rover Mascot. Per esempio, questo ha tutta una serie di sensori per navigare, per cercare di capire dove si trova. La cosa interessante è che questo qua si può muovere rotolando in qualche maniera, facendo dei balzi sulla superficie. In pratica il meccanismo di mobilità è questa cosa verde, come vedete, si muove per reazione, capovolge tutta la struttura. Quindi questo lo può fare molte volte. Ha una batteria, questa funziona solo per 16 ore, una batteria al litio, ovviamente tutti dei sensori particolari come delle camere per prendere delle immagini della superficie. E anche un radiometro che in pratica ti dice la temperatura della superficie del satellite. Poi vediamo, c'è un magnetometro per misurare eventualmente campo magnetico del satellite. Andiamo avanti.
Ecco, se vai un po' più avanti, magari perché è inutile andare, si può fare un trasferimento, vai un po' più avanti perché volevo far vedere un po', ecco. Loro, come vedete, alla fine hanno questa specie di, hanno un braccio robotico pure, no? E l'idea di base è quella di, hanno anche rilasciato a proposito un proiettile che colpisce, ha colpito la superficie, l'hanno fatto un po' esplodere, e per andare poi a campionare il materiale che viene fuori dalla superficie. È stata una manovra che in America non avremmo mai fatto per questioni di sicurezza, ma i giapponesi ragionano diversamente. Ma alla fine c'è una sorta di braccio simile al nostro in cui toccano la superficie, c'è un proiettile, pure là che appena toccano sparano, mobilizzano del materiale e lo raccolgono e poi vanno via. Andiamo alla prossima, perché così voglio farvi vedere. Sì. Voglio farvi vedere, ecco, queste sono le immagini prese proprio da Ryugo. Questo è come Ryugo sembra. Queste sono le immagini prese dal rover, capito? Dal robottino, dalla superficie, ecco, come vedete. Come vedete sono delle superfici molto ruvide, con molte, anche difficili un po' da questa maniera da campionare. La cosa interessante è che loro sono arrivati prima di noi e quando abbiamo visto tutta questa cosa siamo andati in panico un po' perché era molto diverso da quello che ci aspettavamo. Sì, andiamo alla prossima, vediamo la prossima diapositiva. Ecco, prossima diapositiva. Ecco, queste sono altre immagini anche prese da un altro rover che poi hanno rilasciato. Ma no, va bene così, andiamo alla prossima, voglio prendere invece il video del campionamento, perché loro sono riusciti a campionare, a prendere un campione lassù. Ecco, questa qua, fai partire il video. Questo è il video della camera mentre prende il campione. Quello è il braccio, come vedete anche l'ombra. Ecco, quello che succede, toccano la superficie, a un certo punto, boom, sparano questo proiettile e collezionano il materiale e vanno via. Ecco qua. Ecco, andiamo alla prossima. Ecco un po', questo vi volevo far vedere anche un contrasto tra le due cose, cioè da una parte la missione che è stata fatta da noi con la NASA, OSIRIS-REx, dall'altra parte c'è la missione simile fatta dai giapponesi con Hayabusa 2. Ora, una delle cose importanti è il fatto che anche se i giapponesi hanno sviluppato dei sistemi più autonomi dei nostri, alla NASA c'è stata molta resistenza per fare un sistema completamente autonomo, un sistema che pensa da sé, capito? Che impara da sé. Il motivo è questione, un po' l'attitudine di fare le cose a basso rischio, contenendo i costi, tra virgolette, però se non si prendono rischi ovviamente non si innova mai. Il problema è che però per fare, quando abbiamo proposto questa missione, per cercare di fargli capire che eravamo a basso rischio, in pratica abbiamo sviluppato tutta una missione in cui eravamo sempre da terra che comandavamo questo satellite. Il problema è che però il comando non è immediato, c'è un ritardo, capito? C'è una cosa tipo 20 minuti di ritardo, per cui la missione, tutta la sequenza delle operazioni e delle manovre deve essere preimpostata da terra, mandata in precedenza, mandata ogni giorno, il giorno prima in pratica, lo spacecraft, nel satellite c'è un orologio che fa partire i comandi. Il problema è che questa non è automazione e non è neanche un sistema intelligente, no? Invece c'è un'esplosione di sistemi di intelligenza artificiale. Vi faccio un esempio. Dei cavalli di battaglia dell'intelligenza artificiale sono le cosiddette reti neurali. Reti neurali sono i sistemi che si ispirano, che possono apprendere, quindi non sono dei sistemi che, in cui voi li preprogrammate e vanno da sé, ma sono dei sistemi che possono apprendere e adattarsi in funzione dei dati. E possono essere allenate, questa è la cosa interessante. Nei vostri cellulari avete una marea di sistemi intelligenti basati su queste reti neurali, di cui voi per esempio non sapete. Quanti di voi hanno l'iPhone sanno che c'è il sistema di riconoscimento? Ecco, questo qua, se notate, la prima cosa che fanno vedere loro, quando voi comprate un iPhone, quello che succede è che vi chiedono di prendere delle immagini del vostro viso, un po' così, capito?
Che cosa succede? Succede che all'interno c'è un sistema, una rete neurale che si chiama rete convoluzionale, che prende questa immagine, che è stata allenata su milioni e milioni di facce, quindi è stata in qualche maniera preallenata. Quando poi voi gli date dei campioni, vi fa vedere da varie angolazioni, su, giù, eccetera, eccetera, con questa immagine che prende, lui impara, si adatta immediatamente a riconoscere voi. Ed è molto affidabile. Questo sistema lo fa autonomamente, impara da sé. Capito? Voi non lo sapete, però in realtà quello che succede è che voi state dando in pasto i vostri dati a un sistema intelligente che impara da sé a riconoscere voi. Insomma, questo è quello che succede. Ora, quello di cui vorrei parlare e fare anche il collega... Ora, perché parlo di reti artificiali? Perché una delle mie esperienze, se voi per esempio andate nella comunità scientifica internazionale e chiedete qual è la specialità di Roberto Furfano, quelli vi dicono, ah, lui è uno che fa sistemi di intelligenza artificiale applicata all'esplorazione spaziale e anche alla guida spaziale. L'idea di base è che il sistema autonomamente intelligente, in maniera intelligente, esplora il cosmo. Quindi io sto spingendo anche all'interno della NASA perché i sistemi diventano molto più come questi. Però l'idea, quando voi parlate di rete neurali, in inglese a proposito si chiamano neural networks, che cos'è? La definizione l'ho messa là, sono algoritmi di ispirazione biologici costituito da neuroni artificiali. E in pratica che cosa succede? Se voi vedete, questa è un'immagine come solare di un neurone. Il neurone funziona così, in pratica c'è la parte interna, che è la cella, diciamo il nucleo, e poi c'è queste dendriti. Queste dendriti hanno pure delle... sono pratiche come delle, come si dice, delle branchie, no? Dei tentacoli, esatto, non mi veniva. Tentacoli. Di solito ci sono dei tentacoli che sono più lunghi e si collegano ad altri neuroni. Quindi quelli scambiano informazioni tra di loro, no? Di solito quello che succede è che parte un segnale dal nucleo, capito? Va attraverso l'axon, come si chiama, e quello attiva il neurone successivo. Alla fine cosa è successo? Queste reti neurali sono dei sistemi che matematicamente rappresentano questo processo. E ci sono dei parametri a queste reti neurali che possono essere cambiati, adattati in funzione dei dati che possono, e quindi io in pratica li posso allenare. Va bene? Andiamo alla prossima, che io poi alla fine... Sì. E una cosa interessante che voi ultimamente sono esplose negli ultimi 5-6 anni sono le cosiddette reti neurali profonde. In americano si chiamano Deep Neural Networks, e queste simulano un po' in qualche maniera il funzionamento della corteccia cerebrale. Voi prendete un'immagine, questa immagine va attraverso tutta una serie di neuroni fino a che non danno un risultato dall'altra parte. Andiamo avanti, perché volevo farvi vedere un po' di video più che altro. Sì, questo possono imparare dai dati. Andiamo avanti. Ecco, questa è una cosa interessante. Per esempio, queste reti neurali sono tappe. Sì? Un esempio di... Sì. Sì? Pronto? Mi sentite? Sì. Allora, per esempio, queste reti neurali possono essere allenate in che senso? In senso che voi gli date degli esempi e questi imparano a fare qualcosa, no? Una delle cose che è stata allenata è, per esempio, sono state addestrate in pratica dipingere come Van Gogh. Okay? Voi in pratica gli date, da una parte gli date degli esempi di stile, no? Proprio gli fate vedere dei quadri di Van Gogh, dall'altra parte gli fate vedere delle immagini che possono essere, non so, fotografie di paesaggi, qualsiasi cosa, e questi qua piano piano eventualmente imparano a fare... a dipingere questi paesaggi nello stile di Van Gogh. Quindi, per esempio, se voi gli date un'immagine di questo tipo che vedete alla sinistra, lo stile è quello della Starry Night, che è uno dei famosi quadri di Van Gogh, quelli imparano a dipingere da sé diciamo un'immagine con lo stile di Van Gogh. Questo è un esempio classico. Andiamo alla prossima.
Ecco, una cosa, questo si vede più, c'è un video, magari se lo fai, non lo fallo solo partire, non lo allargare, quello sulla destra, ecco, quello partire. Vedete questa immagine qui? Questa è un'immagine di persone, no? Queste sono persone che non esistono. Che significa non esistono? Il computer le ha generate. Il sistema ha imparato da sé, vedendo milioni e milioni di facce di persone, a generare persone, capito, che sono realistiche ma non esistono. Vedete quanto sono realistiche? E sulla destra vedete una sorta di video quando il sistema impara da sé, capito? In realtà impara giocando uno contro l'altro, e eventualmente genera delle immagini, delle video, diciamo, realistiche. Questi sono sistemi che possono essere allenati, questo poi è il principio. Andiamo alla prossima. Ecco, per esempio, un'altra cosa interessante, anche i sistemi che hanno imparato da sé a giocare a scacchi. Noi, scacchi in realtà esistevano da tanti anni, dei sistemi computerizzati che giocavano a scacchi, però c'è una grossa differenza. Gli scacchi in realtà vengono utilizzati con dei calcoli computazionali, diciamo, abbastanza standard, perché uno si può calcolare usando proprio bruta forza, velocità, tutte le possibili combinazioni. Questi sistemi neurali basati su quello che si chiama deep learning, sulle reti neurali profonde, loro non calcolano tutta la sequenza di combinazioni. Loro si basano semplicemente su immagini che prendono nella tastiera. E delle immagini che prendono sulla tastiera, loro continuamente imparano facendo errori a ripetizione fino a quando non imparano a vincere la partita. Ora, questa qua c'è un'azienda in Inghilterra che è stata ora acquisita da Google, che si chiama DeepMind, che hanno generato questo qua. Hanno creato un sistema che si chiama AlphaZero. Questo AlphaZero in pratica è stato confrontato con il più potente computer di scacchi del mondo, basato su calcoli standard. Si chiama CryBlue. Hanno fatto 100 match. 100 partite, su queste 100 partite 73 sono state pareggiate, 27 sono state vinte da AlphaZero. Non solo, ma quello che ha vinto le hanno analizzate, sembrava che il sistema che ha imparato in questo modo, che è stato allenato e non giusto calcolato, sembrava quasi prendesse in giro l'avversario. Prendeva dei rischi, aveva imparato da sé a prendere dei rischi, le metteva in posizioni che poi solo 20 mosse dopo si rendeva conto di essere condannato. Quindi questa è una cosa importante. La cosa interessante, a proposito di queste reti neurali, la cosa interessante è che da un punto di vista matematico sappiamo come crearle, come generarle, ma nessuno sa, e questa è un argomento di ricerca molto molto importante, nessuno sa di preciso come funziona. Cioè io so che funzionano, ma non posso dimostrare matematicamente perché funziona allo stato attuale. Si parla di interpretabilità, questo è un grosso problema che abbiamo, c'è un sacco di gente che sta lavorando su questa cosa. Faccio vedere ora un po' di video, per esempio c'è questo qua, che utilizzano, sì, della Boston Dynamics. Questi qua sono sistemi intelligenti, robotici, che imparano da sé a fare, per esempio, a camminare. Questi sono, anzi, non sono, questi sono già di 3 anni fa, generazione. Ecco, questi sono dei robot che hanno dei sensori e interagiscono con l'ambiente semplicemente imparando e adattandosi. Ecco, per esempio, se viene calciato e recupera, non c'è nessun problema, recupera. Sì, si arrabbia. Vedete, questo è capace di camminare su terreni molto impervi. Bloccato? No. La cosa importante è che questi sono all'interno, non hanno dei sistemi predeterminati, hanno sistemi a reti neurali che imparano sulla base dei dati, si sono stati allenati. Quindi all'inizio, come un bambino, all'inizio uno non riesce a fare niente, poi piano piano acquisendo dati cominciano ad imparare. Le scale. Andiamo al prossimo, c'è un altro paio di video più interessanti. Corrono anche, per esempio, qua. Ecco, andiamo a questo. Questa è una cosa
molto più recente, circa un anno fa. Boston Dynamics è una compagnia americana che lavora molto con il Dipartimento della Difesa, a proposito. Sono robot, questi sono robot che aprono la porta. Sì. Sì, ma prendo un sacco di finanziamenti da parte del Dipartimento della Difesa. Ecco, questi sono robot che camminano su un terreno nevato, come vedete non cadono, si adattano da sé. La cosa interessante è che questi continuamente si adattano, continuamente prendono i dati e continuamente imparano. Oh. Vabbè, camminare su questo terreno è anche difficile per noi. Sì, 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 ma le applicazioni sono sia militari che... Quello che temiamo è che siano più militari che civili, però a livello civile magari per un'assistenza, per un'assistenza agli anziani, al disabile, con queste caratteristiche sarebbero fantastico. Sì, il problema allo stato attuale è più che altro il costo, ancora. Sì, beh, chiaramente questi sono così altissimi, però... Questo si arrabbierà un po' poi. Si arrabbierà un po' poi. Ma non si arrabbia, no? Il problema è che essendo delle macchine poi che imparano possono coscienti. C'è un problema fondamentale in cui che è preoccupato un po' per la comunità scientifica. Queste già siamo arrivati al livello di intelligenza umana e stiamo passando al superumano. Il problema è che se un insieme intelligente diventa superumano, poi può in principio creare delle macchine ancora più intelligenti, che allora creeranno delle macchine ancora più intelligenti. Il problema è che se queste macchine intelligenti hanno accesso ai mezzi di produzione, tramite internet oggi si può accedere ai mezzi di produzione perché tutto è connesso, là potremmo avere dei problemi. Nella comunità scientifica si parla già del problema di come controllare questi sistemi di intelligenza artificiale. È un problema, anche se non se ne parla moltissimo, ma c'è un rischio potenziale. Andiamo alla prossima, c'è un altro ancora più. Allora, guardate questo qua, questo salto. No, va bene. Guardate, questo ormai è atletico. No? Sì, sì. Questo è già vecchio di un anno. In un anno tante cose possono succedere. 2018. Andiamo alla prossima. Ecco, un'altra rivoluzione, questo qui è la... Come si chiama? Self-driving car, la macchina che guida da sé. Questa sì, una Tesla, e questa ovviamente è velocizzata, però come vedete non c'è nessuna mano su qua. Questa in realtà è già fattibile, per esempio a Phoenix in Arizona, dove sono io, Uber e altre compagnie stanno testando questa. Stanno testando e acquisendo dati, perché l'idea di base è che questi imparano sempre di più. E le vedete, se state in giro vedete queste macchine che hanno un segno che dice che sono le macchine autonome che stanno accumulando percorsi. Ancora l'uomo può mettere la mano? Ancora sì, allo stato attuale. Però l'idea di base è che eventualmente, se questi sistemi si riescono a certificare, saranno molto più efficienti di noi, perché noi siamo proni a errori umani. Andiamo alla prossima, non ne discutiamo un po' no, non si preoccupi, questa regione è applicabile perché le poche le possono le riconoscono. Allora, futuro: l'intelligenza artificiale rimpiazzerà molte professioni. Una delle professioni che sarà sulla ghigliottina saranno i dottori. Qua si parla ora di sistemi molto più efficienti dei dottori, perché se ci pensate, quando fanno la diagnosi, che cosa succede? Voi andate in un
in uno studio, un ambulatorio, dove vedete il dottore ha un accesso limitato ai vostri dati, no? 15 minuti di solito, tanto ormai 15 minuti vi fanno una diagnosi, però è molto limitato l'accesso alle informazioni. Però qua si parla di integrare sistemi tipo quelli che ho fatto vedere, reti neurali profonde, con biosensori, in cui voi in tempo reale vestirete, noi, non voi, noi in generale vestiremo dei biosensori. Questi biosensori in tempo reale accumuleranno una marea di dati e verranno distribuiti questi dati in un, magari in un'applicazione sul vostro cellulare. L'applicazione è un sistema intelligente che può processare tutti i dati di pressione, di, capito, di chimica, di qualsiasi cosa, e può dare in tempo reale, non solo, ma può avere attraverso la cloud computing, sarebbe la cosiddetta, come si chiama in italiano, non lo so neanche, la cloud può accedere a milioni di dati, capito, che può confrontare con voi e fare una diagnosi molto più più accurata del dottore. Quindi in realtà i dottori in questo caso potrebbero essere, diciamo, sì, allo stato attuale c'è una grossa pressione perché i dottori comunque anche avere diagnosi in tempo reale hanno molto pressione. C'è stata per esempio un'azienda australiana che ha ricevuto dal governo australiano un sacco di milioni di dollari per sviluppare un sistema che analizza in tempo reale i raggi X per identificare o no fratture. E questo è molto più efficiente, è molto più veloce, e questo può fare la diagnosi in millisecondi, oltre che vi date analisi. Il dottore non riesce a farlo. Andiamo alla prossima, vediamo dove siamo. Ecco, un'altra cosa è piloti artificiali per le Air Force. Per esempio c'è stato un paio d'anni fa un articolo in cui uno dei più esperti piloti ora in pensione militari è stato confrontato contro un pilota artificiale. In questo caso era basato su altri tipi di sistemi, sono sistemi cognitivi, non erano una rete neurale, però questo sistema cognitivo in un ambiente simulato è riuscito a battere al 100% questo pilota. Questi qua in pratica gli hanno chiesto pure qual è stata la tua impressione del combattere contro il pilota artificiale, diceva sembra che questo prevedesse le mie intenzioni, cioè, sistematicamente, non riuscivo proprio a reagire, questo era già avanti. Quindi questo è un esempio. Quindi come vedete, poi vediamo, andiamo alla prossima. Se magari clicchi là, ci vorrebbe essere un video, si clicca là. Ecco, per esempio, una delle cose che stiamo facendo nel mio laboratorio è stiamo allenando delle reti neurali ad atterrare sui pianeti da sé. Quindi quello che vedete qui sono delle immagini simulate del suolo lunare che durante una discesa vengono prese e il sistema ti prevede come accendere o spegnere i motori, quello è il livello. E la previsione è ottima, siamo arrivati ad un'accuratezza del 99.3% su queste cose. Quindi questo per esempio è il futuro di questo applicato all'applicazione. Non solo, ma lo facciamo atterrare accuratamente e senza l'aiuto umano, come per esempio abbiamo fatto con la missione Osiris Rex. Comunque questo apre una grossa... La signora aveva accennato, apre un grosso dibattito su cosa faremo noi, capito? C'è un filosofo, che è anche uno di questi TED Fellows, no? Che fa queste cose, si chiama Harari, e Harari ha scritto un libro che si chiama Homo Deus, sapete? Lui ha scritto un libro, è uno storico, ha scritto, mi pare, il primo non mi ricordo com'era, però il secondo era Homo Sapiens e poi ora Homo Deus. Ha fatto un po' una sorta di escurso storico dell'evoluzione umana. Nell'Homo Deus parla di questi problemi legati all'intelligenza artificiale e l'impatto sulla società. E uno dei problemi è proprio cosa faranno le nostre future generazioni. C'è un grosso rischio. Lui parlava di una cosa del tipo esercito degli inservibili, nel senso che non saremo, perché le macchine saranno molto più bravi di noi a fare
sia attività mondane sia attività anche più intellettuali o comunque più difficili come quelle di dottori eccetera eccetera. E quella là si crea ovviamente un problema politico, no? Il problema è che se questi sistemi creano delle risorse, generano delle, come sono in condizione di generare risorse, no? Di tutto quello che abbiamo, però se poi il potere, tutte le risorse economiche si centrano nelle mani dei pochi, controllano tutto, il potere non vengono distribuiti, è un grosso problema. Quindi questo è un problema. No, ma sarà un problema politico più che altro, no? Più che, perché guardate, io dico una cosa, nel 1932, se non sbaglio, Maynard Keynes, che è un economista, aveva predetto, tra l'altro Maynard Keynes è quello famoso della fautore della teoria keynesiana, no? È quello che in pratica ha fatto uscire gli Stati Uniti dalla depressione del 1929, no? Dicendo lo Stato deve intervenire, perché prima c'era tutta questa idea che lo Stato deve stare fuori, invece dicevo lo Stato deve intervenire e investire per aiutare a far ripartire l'economia. Lui aveva predetto che per l'anno 2000 i sistemi di produzione sarebbero stati così avanzati che noi in realtà non avremmo più bisogno di lavorare 40 ore settimanali, anzi si parlava di 10, di 5 oppure qualche ora settimanale. In realtà questo non è mai successo. E c'è un interessante articolo di un professore di economia della Università della London School of Economics, lui è un antropologo, cioè economista antropologo, ha scritto un articolo interessante, si chiama On the Phenomenon of Bullshit Jobs, in pratica si chiama sul fenomeno del, come si può tradurre, dei lavori cazzate. In pratica bullshit job significa lavori del cavolo, della stupenda, sì, dei lavori del cavolo. In pratica l'idea è che, per esempio, dice com'è che questa cosa non è successa, no? Se voi andate in città, per esempio anche in America, specialmente in New York, non solo si lavora meno di 40 ore, non meno di 40 ore, non solo non si lavora meno di 40 ore, si lavora di più, capito? E la sua ipotesi era che in realtà è stata creata tutta una sorta di sovrastruttura di lavori in cui noi non abbiamo bisogno, che sono messi là per inquadrare la maggior parte della popolazione a lavorare, a entrare in un discorso di una sorta di controllo. Tu lavori 40 ore, 50 ore, però in realtà stai semplicemente passando carte, non stai facendo nulla. Esatto. Il problema è che se voi non fate lavorare, il postulato è che se voi non fate lavorare una persona per 5 ore settimanali, il resto delle ore uno lo può dedicare a qualsiasi progetto, capito? Magari pensa, la sorta del concetto del mutuo, no? Una volta che vi inquadrano in un mutuo, noi per esempio ricordo, no? Nelle nostre generazioni nessuno voleva il mutuo, no? Specialmente i nostri nonni, i nostri padri. Tutti l'idea era paghi la casa il prima possibile e basta, oppure me la costruisco piano piano. Invece in America, ad esempio, ma ora anche in Italia o all'estero, si va là, ti danno un mutuo di 30 anni. Capito? Perché in realtà quello che succede, ti voglio inquadrare per 30 anni in un certo lavoro, perché lo sai che se tu lasci il lavoro, comunque fai una cosa di testa tua, perdi la casa, devi andare, comunque la famiglia non lo può sapere. C'è tutta una serie di effetti collaterali legati anche a questo qua, all'intelligenza artificiale, che in realtà esistevano prima dell'intelligenza artificiale. Il problema è che ora con l'intelligenza artificiale verrà più come si dice, ci si accentuerà molto di più, perché là a questo punto ci saranno anche perché noi siamo andati dalla manifatturazione, siamo andati al servizio, il servizio verrà fatto anche dalla sistema intelligente, per cui la questione sarà veramente che faremo qui, no? Il problema è che in realtà le risorse dovrebbero essere distribuite, però c'è il problema della concentrazione, quindi questo, non voglio tanto entrare in questo, nel senso che poi per me è una storia politica, poi ci sono varie soluzioni a questo, non ho fatto pensare questo. È comunque affascinante analizzare i dati, diciamo, scientifici, anche con questa tua analisi sociologica che hai appena fatto, che è molto importante, molto interessante anche sapere qual è il punto di vista di uno scienziato, di come poi alla fine la scienza vada a influire sulla vita nostra di tutti i giorni. Io
ho accanto un... Posso concludere? Concludiamo così, perché noi siamo curiosi anche di farti delle domande. Sì. Io volevo solo dirvi l'ultima cosa in cui sono coinvolto ora. È stata approvata una nuova missione, si chiama NEO Surveillance Mission, lanceremo nel 2024. E in pratica l'idea di base... l'idea di base di mettere in pratica un satellite tra la Terra e il Sole e mappare il 90% di tutti gli asteroidi vicino alla Terra, che potrebbero essere anche pericolosi, che hanno un diametro maggiore di 140 metri. In questo caso io sviluppo, sono il leader dello sviluppo di un sistema intelligente che riesce a capire se a fare una sorta di, come si dice, una sorta di gradazione della pericolosità, poi dice in tempo reale quale assetto deve osservarlo e continuamente monitorarlo. Sono tutto qua. Noi abbiamo una spada di Damo che è dolcissima, che è il panettone spaziale, quindi so che è... Però, diciamo, prima il panettone spaziale, avendo qui uno scienziato del caso di Roberto Pulci, cioè non è che... ce lo lasciamo perdere, ce lo lasciamo. Tante suggestioni, devo dirti la verità, è stata una cosa per me veramente interessante. Io sono un fossile, l'ho già detto 3 volte stasera, e quindi vedo le cose da fossile, cioè il mio sguardo è uno sguardo purtroppo greco-antico, e su queste cose, come dire, ho una paura incredibile, perché purtroppo se noi mettiamo tanti sogni umani, Arari ha ragione, Omudeus, tutte queste belle cose, ma noi mettiamo tutti questi sogni umani al servizio di Mammonà, cioè del denaro, e manchiamo tutto. Il primo libro dell'Iliade è già la soluzione a quello che voi state cercando, perché nel primo libro dell'Iliade c'è il sogno greco dello schiavo robot. Efesto distribuisce dei pasticcini al consesso degli dei, e ci sono dei tavolini semoventi che distribuiscono. Ed è questa grande idea greca della... Il greco, per dire che non era schiavo, diceva: sono nato per sorte libero, cioè è stato un caso che sono libero, potevo nascere figlio di schiavo, non è merito mio se sono libero, non sarebbe stata colpa mia se fossi stato schiavo. Avevano una sorta di grande preoccupazione, di grande, come dire, sentivano in colpa assai rispetto agli schiavi. Allora il grande sogno dell'uomo è quello di inventarci schiavi tecnologici che facciano le cose a posto nostro. Io mi secco guidare, ci fosse, mi comprassi una Tesla, andrebbe avanti per i fatti suoi. Ma non andrà così, perché l'abbiamo vista con la robotica. Abbiamo visto che i robot dovevano liberarci dalla schiavitù del lavoro, e invece nessuno ha intenzione di liberarci dalla schiavitù del lavoro, perché l'hanno preso in mano i ricchi, chiamiamoli così. E ovviamente in un sistema neocapitalistico, in un sistema turbo capitalistico, capisco che le cose sono. Però le due sfide sono di una capacità intellettuale talmente profonda che non ci possiamo fermare alle nostre paure. Credo che ci hai aperto, come dire, una porta rispetto a anche alcune ansie americane. Una cosa che ti volevo chiedere, così scusate se mi permetto. Le comete, noi siamo fatti di comete. Le comete, non, senza le comete noi non saremmo vivi. Sono state le comete che hanno disseminato. Sì. Ma ha un significato scientifico questa cosa? O è una delle tante cose che qualche scienziato ha inventato? Perché ho l'impressione che ormai ci sia un scollamento dalla fisica quantistica, quando abbiamo abbandonato la logica aristotelica. Noi ci stiamo un po' allontanando. Schrödinger, io il gatto, glielo ho ammazzato prima in maniera tale che non avremmo avuto questo problema, devo dire, da cosa fosse, mi permette. Quindi il tuo pensiero su allora, questo. Allora, no, grazie alla domanda, ma allora, dal punto di vista delle comete hanno portato la vita sulla Terra, in un certo senso sì, anche perché una delle ipotesi di base è che l'acqua, che è l'elemento fondamentale per la vita, sia venuta sulla Terra proprio trasportata da impatti di asteroidi e comete. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi andiamo poi ad esplorare queste cose, perché cerchiamo di capire qual è la percentuale di acqua che esistono queste cose, qual è la percentuale di
di materiale organico, che poi sono i mattoni fondamentali per la terra. Quindi in realtà è questo. Aia, quando parlo di Schwenger, la prossima rivoluzione sarà il computer quantistico, basato sulla, proprio sulla fisica quantistica. E là si parla di processi di calcolo pazzesco rispetto a quello che possiamo fare noi. Ora, se accoppiate, perché tra l'altro io volevo dire, i sistemi di intelligenza artificiale devono essere allenati, e devono essere, per essere allenati devono avere delle risorse computazionali molto alte. Per esempio, una cosa che è stata una sorta di breakthrough, no? di una come si dice, breakthrough? Io mi dovete scusare perché io queste cose non le faccio più in italiano, per cui ogni tanto mi perdo le cose, però è una sorta di come si dice, di rottura che ha avuto la capacità di accelerare lo sviluppo di queste qua, sono le cose che chiamano GPUs o Graphic Processing Units. Queste sono le cose, le schede grafiche che voi vedete nel vostro computer. Quelli, queste schede grafiche hanno migliaia di microprocessori che possono però essere utilizzati in maniera molto efficiente per allenare queste reti neurali, specialmente se hanno immagini. Immaginate se hanno dei computer, per esempio hanno fatto un esperimento ultimamente, addirittura è uscito un articolo su Science in cui pare che scienziati del Google siano riusciti a far processare, a fare questo esperimento con un calcolo quantistico che con computer standard come ce l'abbiamo noi ci vorrebbero 200 anni. Qui siamo riusciti a farlo nell'ordine di 10 minuti, così questo tipo. Questo è il primo esperimento. Quindi in questo senso, diciamo, io però devo dire una cosa, non ho, da una parte sì, uno può avere paura, dall'altra parte poi può anche vedere le cose, diciamo, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Io lo vedo sempre mezzo pieno. Una delle cose per cui sono interessato è l'esplorazione spaziale, perché comunque mentre queste cose succedono sulla Terra, noi cominciamo ad estendere quello che succede, la nostra conoscenza del cosmo, e cominciare per esempio ad avere l'idea di sviluppare colonie sulla Luna, su Marte, eccetera, eccetera. Perché io un po' faccio riferimento a quello a Cristoforo Colombo, no? Se l'America non fosse scoperta, capito? E noi non fossimo andati verso il ovest, oggi non avremo il grosso, comunque, con tutti i suoi difetti, esperimento sociologico che sono gli Stati Uniti. E con tutto quello che poi ne è ricaduto per lo sviluppo. Quindi voi immaginate, per esempio, ogni tanto mi si dice, ma perché spendiamo tutti questi soldi per l'esplorazione spaziale? A parte che non si spendono tantissimi soldi, ragazzi, perché è giusto per darvi un'idea. La NASA, il budget della NASA attuale è circa 21 miliardi di dollari per anno. 21 sembrano tanti, no? Però per un sistema come gli Stati Uniti, che spende 500 miliardi di dollari all'anno per spese militari, vedete che la NASA ha del budget discrezionale, tra l'altro. Quindi 20 miliardi non sono moltissimi. Però gente, però è chiaro, 20 miliardi per una persona, per una comunità sono tantissimi. Però uno dice, sì, però spendiamo tutti questi soldi, dice, ma perché li spendiamo? Perché poi alla fine si riporta la signora, non so, Santa Maria, comunque, che diceva, che cosa facciamo? Ah, qua. Diciamo, il problema, cosa dovremmo fare su questa terra? Questa è una delle questioni, no? No? Come diceva Dante, Virgilio, no? Fatti non fosti, non fummo e conoscenza. E infatti. Però può essere pure che sarà finito il nostro ciclo, come i dinosauri, piano piano ci sono gli uomini, non ci saranno più gli uomini, chissà fra quanti anni ci saranno altri esseri. Può essere, ma questa è una versione pessimista, no? E tutto è così, vero? No, è certo, ma magari riusciamo a trascendere un po' le limitazioni. Vedete, uno dei problemi, uno degli argomenti che si ha per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è che noi come uomini, diciamo, come razza umana, siamo limitati dalla nostra genetica. Noi lavoriamo, siamo molto fragili, abbiamo un sistema complesso, delicato, basato sulla biologia, è basato su dei processi che alla fine sono chimici. Sistemi di intelligenza artificiale che si possono, basati su robotica, possono riprodursi continuamente utilizzando le risorse del cosmo. Quindi noi, da questo punto di vista, di noi sì. Perché
in qualche maniera, non so come, perché no, non lo so, riusciamo a trasferire la nostra coscienza in questi sistemi. Ma questo è un punto interrogativo. Spendiamo due parole verso un uomo che ci crede. Elon Musk, sì. E guarda, Elon Musk è una persona, io tra l'altro ho avuto l'occasione di sentirlo parlare un po' da vicino a un paio di conferenze. Cosa dire di lui? La cosa che mi ha impressionato di lui è la seguente: lui aveva fatto un sacco di soldi, si parlava di 500 milioni di dollari quando ha venduto PayPal, che PayPal era la conoscete tutti, no? Il sistema di pagamento, eccetera, eccetera. Di solito quando uno fa 500 milioni di dollari, poi che fa? Le investe, capito? Oppure cerca delle nuove iniziative, le investe e cerca di fare più soldi. Questo qua non ha fatto questo. Questo è un sogno preciso. Io voglio andare su Marte. Questo è il suo sogno. Io conosco delle persone e ha preso un approccio molto ingenuo, apposta lui è riuscito, perché come al solito, quando lui è molto, come si dice, lui è uno di quelli che non sta bene nell'establishment, no? Perché molto vuole fare le cose in un certo modo, eccetera, eccetera. E mi raccontava un mio collega, dice, stavamo 15 anni fa su un aereo, c'eravamo io, lui, capito, all'epoca non era ancora entrato nel campo spaziale, e c'era l'ex amministratore della NASA, Mike Griffin. C'eravamo là e dice, questo qua si leggeva dei libri di meccanica orbitale che faceva, dove si studia un po' le traiettorie dei satelliti nello spazio. Allora questo diceva, no, ma mi faceva, cioè, dice, no, ma secondo me noi se iniziamo dal razzo e facciamo così si può fare. L'ex amministratore della NASA si è arrabbiato, si è rivolto al mio amico e gli ha detto, ma questo che si fuma? Proprio così. Che si sta fumando? Fuma. Sì, dice, questo che si sta fumando, ma da dove viene? Quindi questo qua veniva da un campo non spaziale, ha iniziato e ha messo 500 milioni da sé. Quindi non è uno che dice, ah, voglio investire nello spazio, ma qua a voi una parte di questa, qualcuno lo fa. Si è messo uno in prima persona. E la cosa di base voleva andare, il suo sogno ancora è andare su Marte. Però la cosa che è stata fortunata, secondo me, è che lui ha iniziato dal razzo. Capito? Lui vuole costruire, infatti la sua SpaceX ha iniziato dal costruire il vettore che porta dalla Terra su. E perché è stato fortunato? Non dico fortunato, ma ci ho pensato. È stato fortunato perché altra gente che ho visto io lavorare sull'idea di, per esempio, creare aziende private che possano atterrare sulla Luna, eccetera, eccetera, hanno questo sogno, ma in realtà non sono ancorato a un mercato. 10 anni fa avevamo lavorato, avevamo fatto un team con un'azienda aerospaziale in Arizona, dove sono io, con la Carnegie Mellon, che sono i massimi esperti di robotica, con noi all'Università dell'Arizona, senza NASA, l'avevamo messi da parte, e per cercare privatamente di fare, creare un satellite che potesse atterrare sulla Luna. E poi l'idea di base è che tu atterri sulla Luna, c'era all'epoca, ancora c'è, che nessuno l'ha vinto, si chiama Google XPRIZE, in cui davano 30 milioni di dollari al primo team che privatamente atterrava sulla Luna. E quindi noi facciamo questa cosa, l'idea era quella di vincere il team. Non avevamo stabilito che avevamo bisogno di 100 milioni di dollari, 30 li vincevi col premio, 70 li trovava un qualche investitore, come si dice, qualcuno che metteva i soldi, uno sponsor X. E poi, però, una volta che hai la tecnologia, a questo punto tu puoi riprodurre questa cosa a basso costo, no? E quindi mandare sulla Luna, su altre parti, così diventa una sorta di FedEx alla Luna o UPS alla Luna. Qual è il problema? Il problema è che quando vai dallo sponsor, quelli che vogliono fare l'investimento, devi fargli il business plan. Il business plan deve essere basato su un'analisi di mercato. Il mercato non esiste. Per cui tutti i business plan che ho visto formulati erano basati sull'idea che la NASA comprava dei lanci. Una volta che tu lo facevi, comprava dei lanci. Ma la NASA ha un orizzonte a 4 anni, perché è tutto basato su chi vince le elezioni, capito? Di solito l'amministratore cambia in funzione di chi vince le elezioni. Per cui non era credibile, per cui nessuno ha investito su questa cosa, capito? Musk però che cosa ha fatto? Ha investito sul sistema dei lanciatori, dove esiste un mercato, perché esiste un mercato perché voi dovete mandare satelliti in orbita per vari motivi, capito? Per esempio per satelliti di comunicazione, per osservazione della Terra, per tantissimi motivi. Esiste. Il problema è che lui l'ha fatto in maniera distruttiva, come si dice, distruttiva rispetto alla cosa.
Infatti hanno cercato di bloccarlo, le due aziende Boeing e Lockheed hanno fatto una cosa che si chiama United Launch Alliance e hanno incrementato i costi drammaticamente rispetto a quello che faceva lui, tanto che lui li ha denunciati e ora è andato al congresso a parlare perché dice voi vi siete alleati, avete fatto un contratto con la NASA per comprare tutti questi costi, tutti questi lanci, capito? Perché sapevate che inizialmente arrivavo io, comprendi? Insomma c'è tutta una storia dietro. Quindi questo qua è uno forte, infatti ora la sua prossima frontiera che creerà tutta una serie di problemi sarà che, non so se avete sentito parlare ultimamente di Starlinks, lui ha cominciato a lanciare una marea di piccoli satelliti, si chiamano CubeSat, queste dimensioni, e ne lancia a migliaia. Là si parla di, dico, nei prossimi anni 50.000 di questa piattaforma, per creare internet per tutto il globo, gratis. Capito? Per esempio, quello poi creerà tutta una serie di problemi sui detriti spaziali, ha fatto arrabbiare gli astronomi perché ora quando guardano lo spazio c'è il rischio di far vedere, c'è tutta l'analisi del rischio di far vedere queste, questi satelliti che sono più vicini. Ci sarà una saturazione. Una saturazione, ovviamente fanno vedere tutte queste cose, quindi c'è stato tutto un dibattito che lui ancora non ha parlato. Una persona interessante, molto mosto, come si dice, fa le cose in maniera molto diversa. Io ho sentito dire, diciamo, degli studenti che erano miei, che lavorano per loro, lui, l'approccio che ha a questa cosa è la seguente. Lui ti dice, io ti do, voglio fare sta cosa, X, creare questo nuovo componente, e voglio che questo mi costi $30,000, tanto per dire. Il costo attuale di questo è 100.000. Tu trovi una soluzione, e non venire qua, non trovare se non c'è la soluzione. Basta. Anche se sembra impossibile, la gente, di solito prende gente giovane, ci sbatte la testa quando non trovano delle soluzioni, in qualche maniera. Fa sto miracolo, però brucia un sacco di persone, nel senso che vita media, vita lavorativa media di là non è più di 5-6 anni. Una piccola notazione, mi piace molto che per andare su Benno avete trovato Osiride, perché Benno è un animale sacro, vivrà. Invece i giapponesi hanno messo l'Hayabusa, che è il falco pellegrino, per andare su una cosa. Io non posso non chiederti, professore, visto che tu sei in America e te le conosci, e te l'avevo preannunciato prima, questa domanda te l'avrei fatta, se apro, una volta arrivo, mi ero addirittura abbonato a Sky per vedermi History Channel e Discovery Channel, adesso non li guardo credo da 2-3 anni perché sono infettati dagli alieni. Sì. Ora Elon Musk ha detto che lui giura che gli alieni non esistono e che ha le prove, perché se con i soldi è come gli alieni messi subito. Secondo te questa ossessione americana per gli alieni viene da Scientology, viene dalle paturnie? Perché oggettivamente, se uno segue i ragionamenti che fanno, poi da archeologo, sono pazzie totali. Cioè, io credo nella forza dell'essere umano, cioè non c'è bisogno per fare le piramidi che deve venire l'alieno che mi deve spiegare come fare le piramidi. Ma cosa ne pensi tu, che ti respiri questa ambiente? Allora, ma nell'ambiente nostro non si parla proprio di alieni, non sono neanche un fattore considerato, per cui, anzi, dicevo, History Channel era venuto con questo programma Ancient Aliens, perché mi volevano fare un'intervista perché avevo sviluppato un sistema di serre lunari, specificatamente per la Luna, e mi hanno detto no, vogliamo che tu parli di sta cosa. L'ufficio stampa ha detto assolutamente no. Quando gli ho detto guarda che questi mi hanno chiamato, mi ha detto no, ci penso. Dice assolutamente no, perché questo è un disastro dal punto di vista scientifico. Io lo sapevo, però gli ho detto vedete, no, voi andate a parlare voi con questi, perché io non... E questi mi hanno detto chiaramente non venite neanche da sta parte, perché loro avevano detto no, vogliamo solo sapere il tuo sistema, però poi le inquadravano in un discorso, capito? Per cui, quindi nell'ambiente mio in realtà non ne parliamo, però non ne parliamo perché nessuno vuole parlare, non ci si poniamo neanche il problema. Io credo che la storia è un po' come la sociologia degli Stati Uniti, perché Stati Uniti è un bellissimo paese in cui c'è molta libertà, però c'è anche, mi piace l'espressione di Isaac Asimov, no? Che diceva che negli Stati Uniti democrazia significa che la tua conoscenza è la stessa della mia ignoranza, capito? Per cui chiunque si può veramente perseguire
Infatti il modo in cui percepite anche la scienza è un po' strana. Per noi, almeno io anche crescendo, per noi la scienza è la scienza, non si può, capito? Questo è il modo in cui tu scopri la verità, diciamo. Vabbè, poi c'è la parte della religione, ma al limite c'è religione, scontro religione, scienza, questo c'è stato sempre. Però in America la scienza diventa una delle cose, come se fosse una cosa, questa, a me interessa, interessa, non mi interessa, mi interessa gli alieni. Capito? Possiamo invece parlare dei veri alieni che ci sono sulla Terra invece. I cinesi? Sì, vabbè, la Cina, vabbè, quella è un'altra storia un po' particolare, però insomma, per chiudere il discorso alieno è legato al fatto che ognuno può fare e dire quello che vuole, e c'è molta, e quindi c'è molta gente che è basata su, più basato su, invece sulla logica, sulla razionalità, è basato solo sulla credenza e poi diventa verità, insomma, un po' la seguono, ma non c'è. Certe persone ci si può parlare e ragionare perché credono in quel modo. La storia del climate change pure, no? E del cambiamento climatico. Ma c'è gente, alla maggior parte dice tu ci credi, ma non c'è niente da credere. Ma non è una credenza, è un fatto, c'è differenza. Il discorso dei cinesi è anche interessante. I cinesi fanno marcia a loro nello spazio. Hanno, da quello che ho sentito dire, mi avevo invitato parecchie volte ad andare in Cina, però no, per ora l'ho declinato per vari motivi. Sono quelli che proprio assorbono, rubano idee, insomma, cose di questo tipo. Però sì, bisogna fare molta attenzione su queste cose. Però da quello che ho sentito ci sono circa 1 milione di persone che lavorano sul programma spaziale. 1 milione di persone. E sono interessati alla Luna, stanno marciando autonomamente, sono interessati alle risorse, come tutto. La Luna, per esempio, è interessante perché ha un sacco di elio, no? E l'elio sono delle particelle che vengono dal vento solare, che viene espulso un po' dal Sole, siccome la Luna non ha il campo magnetico, vengono direttamente piazzate sulla superficie. L'elio è importante perché se qualcuno in futuro riuscirà a creare fusione nucleare, che ancora non sappiamo come farla, allora significa energia quasi gratis per tutti, e quelli sono interessati i russi pure sono interessati alle risorse, e loro fanno pure con l'Africa, no? In Africa i cinesi quello che però i cinesi non potranno, o forse lo faranno chissà quando, non hanno ancora trovato il modo di copiare il panettone artigianale. Questo è quello, no, e anche il gelato artigianale possono provarci e farlo, ma loro non ce lo faranno. Abbiamo con noi il presidente di ABAR, Angelo Musolino, a proposito di panettone artigianale. Però ci tenevo, diciamo, abbiamo pochissimo tempo, ma ci tengo a dirvi 4 cose su quello che è il lievito madre, quello che si faceva anche anticamente, che era quello che per trasformare la farina e l'acqua e zucchero, sale, quello che era, in lievitati, quindi il pane veniva fatto con lievito naturale. Sì. Solitamente si tramandava questa pasta acida da famiglia a famiglia. Oggi per l'utilizzo, per la preparazione del panettone, ha dei processi di lavorazione diversa, perché al contrario del lievito di birra, chiamato lievito di birra perché si ottiene attraverso una fermentazione della birra o dei vini, al contrario il lievito naturale è un prodotto vivo e quindi bisogna farlo, bisogna nutrirlo, bisogna dargli da mangiare ogni tot di ore, no? Fondamentalmente nel lievito di birra abbiamo dei batteri che sono dei saccaromiceti. Al contrario, dall'altra parte, nel lievito naturale abbiamo i lattobacilli. In più all'interno ci sono almeno 60 tipologie di batteri buoni. Quindi mangiare un qualcosa con il lievito di birra ha una funzione nell'organismo. Mangiare qualcosa con lievito naturale ha un'altra funzione. Per esempio, vi faccio, perché tutti noi mangiamo la pizza, mangiate una pizza con lievito di birra fatta in modo veloce, durante la notte avete bisogno di acqua, di acqua, di acqua, di acqua.
mangiate un panettone o un pane a lievito naturale, digeribilissimo, non ha nessun problema. Quindi la differenza tra lievito di birra e lievito naturale è tantissima. L'industria che cosa fa? L'industria utilizza del lievito in alcuni casi disidratato, qualche azienda industriale utilizza lievito naturale, ma all'interno per poterli far durare 6 mesi, 4 mesi o più devono aggiungere qualcosa, quindi monodigliceridi, se del caso anche in alcuni casi bisogna mantenere ancora di più dei conservanti tipo potassio sorbato, enzimi e quant'altro all'interno. Almeno nelle pasticcerie dove si utilizza il lievito naturale la scadenza è breve, la scadenza è da 20 massimo 30 giorni, ma il panettone non è che ammuffisce o ha problematiche. Il panettone dopo 20-25 giorni, il trentesimo al massimo giorno, incomincia ad asciugare, diventa un po' più asciutto. Questa è l'unica differenza, perché all'interno non ci sono dei monotrigliceridi, non ci sono dei prodotti che fanno ammorbidire l'impasto e in questo caso non è la digestione. Quindi io oggi, solo per fare una cosa molto veloce, vi ho parlato brevemente di quello che sono i due lieviti, ma ci sarebbe da parlare per più tempo e bisogna dedicare una giornata per poter parlare di tutto questo. Però in breve cercherò di farvi capire quello che è la differenza tra un lievito e un panettone lievito naturale, un panettone a lievito o disidratato con l'aggiunta di lievito di birra. Attenzione, il lievito di birra la legislatura ha dato la possibilità di inserirlo come lievito naturale, quindi in etichetta chi utilizza lievito di birra può scrivere lievito naturale, ok? Quindi questo è quello che mi sento di dire. Fate attenzione quando comprate un prodotto che ha una scadenza lunga, ok? Non voglio pubblicizzare il mio, ma quello di tutti gli associati, l'associazione APAR e quant'altro. Quindi quello che noi cerchiamo di portare avanti è proprio questo, l'artigianalità. L'artigianalità si fa attraverso anche questi incontri, che grazie a Incontriamoci Sempre, grazie a Pino Strati che ci dà questa possibilità, noi possiamo dirlo a qualcuno, altrimenti ce lo diciamo tra di noi e forse il cliente che c'è dall'altra parte pensa che lo stiamo prendendo in giro. No, io qui ho portato un pezzo di lievito che prima, se te ne siete accorti, l'ho tolto di qua perché passate delle ore il lievito, la pressione che è all'interno rischia di scoppiare se non è chiuso bene, che il lievito ogni 3 ore, 4 ore, da 3 ore a 4 ore bisogna rinfrescarlo. Quindi il processo di preparazione di un panettone del lievito naturale è questo: abbiamo un lievito da rinfrescare ogni 12 ore e poi dopo averlo rinfrescato, ad esempio oggi alle 8, domani mattina alle 8, prendo questo lievito e incomincio a partire il mio panettone. Quindi prendo il lievito, lo rinfresco, gli do da mangiare con della farina e dell'acqua, lo lascio 3 ore e mezza, 4 ore, dipende quanto serve per farlo lievitare, e faccio il primo impasto. Dopodiché, stessa cosa, do da mangiare ancora acqua e farina, per altre 3 ore e mezza, 4 ore, faccio quest'altro procedimento. Stessa cosa dopo 3 ore e mezza, 4 ore. Lo riprendo, gli do da mangiare, per l'ultima volta. Quando il lievito è già pronto, e questo era pronto alle 7, nel mio laboratorio i miei figli stavano preparando l'impasto per domani, che avevamo pronto. Io ne ho fatto un pezzo a parte, me lo sono portato, ma alle 7 era in preparazione l'impasto per domani mattina. Quindi il panettone di lievito naturale ha necessità di 36 ore, partendo dalla mattina alle 6 ad arrivare all'indomani sera quando c'è la cottura.
Quindi stasera alle 7 mettiamo il lievito naturale, la farina, zucchero, uova e burro, mettiamo in cella di lievitazione a 26-28 gradi, non superando i 28 gradi e non rimanendo al di sotto dei 26 gradi, e lo lasciamo per 12 ore a lievitare. Dopo 12 ore triplica, una volta triplicato la massa, cioè il composto, il prodotto, allora lì a quel punto possiamo impastare. Se non triplica, non arriva alla triplicazione, dobbiamo aspettare. Quindi il lievito non è un qualcosa tipo il lievito di birra, mettiamo lì e sicuramente lieviterà. No, il lievito naturale, se non è gestito bene nelle temperature, molto probabilmente non avremo ottenuto quello che desideriamo. Quindi l'indomani mattina prendiamo questo lievito, questo impasto già pronto con il lievito, lo mettiamo ancora a impastare con altra farina, altre uova, tuorli, altro zucchero, altro burro, gli aromi, e infine mettiamo o i canditi, canditi d'arancio, rigorosamente calabresi, perché tutta Italia, chi vuole fare un panettone buono, deve utilizzare i canditi calabresi. E molti professionisti lo dichiarano, tra cui uno dei tanti, Gino Massari, che penso che conoscete tutti, e lo dichiara tranquillamente. Quindi bisogna mettere dei canditi, l'uvetta, c'è chi mette il cedro, c'è chi no, e questo è il panettone tradizionale. Poi da lì cominciamo a mettere all'albicocca, al cioccolato, al caffè, allo zenzero, all'amarena, alla ricotta, cioè tutto quello che vogliamo. Però il panettone tradizionale viene fatto in questo modo. Quindi aggiungiamo infine la frutta candita e l'uvetta sultanina, possibilmente australiana, che ha un colore diverso e un gusto diverso, al contrario dell'uvetta turca o iraniana o quant'altro. Quindi questo è quello che mettiamo dentro il panettone, un buon candito e dell'uvetta sultanina. Dopodiché le mettiamo a riposare per mezz'ora l'impasto, dopo mezz'ora lo riprendiamo, incominciamo a fare la pezzatura in base a quello che vogliamo ottenere, da chilo, da 3 kg, da 5 kg o quello che vogliamo, e quindi lo mettiamo dentro il contenitore di carta chiamato pirottino in gergo di pasticceria. Lo mettiamo dentro e normalmente lo dobbiamo tenere dalle 6 alle 8 ore ancora a lievitare. Pensate, per procedere, per avere un panettone a lievito naturale, il tempo che ci vuole. Quindi, per dire, sapete quanto costa una scatola per un panettone, per mettere dentro un panettone a noi artigiani che facciamo questo lavoro? Quella che costa di meno è 2 euro. Poi può salire in base al tipo di scatola che vogliamo comprare. Sapete quanto l'industria vende il panettone al supermercato? Meno della scatola che compriamo noi. Quindi questo è come viene fatto un panettone al lievito naturale. Apro solamente il lievito per farvi vedere che cos'è, poi se qualcuno ne vuole un pezzo, se lo vuole portare a casa, ve lo do anche. Presidente Pino Strati me lo consente, la chiusura la faremo direttamente dal tavolo dove c'è Angelo. Scendiamo sia io che Roberto che Daniele Castrizzi e facciamo la chiusura della strada da lì proprio. Dica, io volevo fare i complimenti al professore. Grazie. Sì. Si avvicini, venga, 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 venga pure.
cosa. Facciamo per piacere, facciamo un grande applauso. Allora fare di più assieme, tutti assieme da lì. Quindi lo facciamo, avviciniamoci al tavolo, tanto abbiamo il senza fini e chiudiamo e salutiamo da lì.